pesche di massi sono lì dentro. La banana. La banana. Lui pescherà con la banana. Con una grandiosa, ragazzi, trabucco precisa. Qui ci abbiamo anche Claudio. Come peschi? Pesco a feeder. A feeder? All'inizio, poi vediamo a cambiare a bolognese più tardi. Bene. Verso sera. Verso, orario sì, after no, hour? Verso più o meno gli orari. Wow. Allora, ora Massi ci spiegherà il tutorial. Innanzitutto, amiche, amici, transe e amici dello Xela, buongiorno. Siamo a Pescara, Mol Italia, Cogoleto. E ora Massi ci spiegherà come fare lo stampino del metodo. Giusto, Massi? Giusto. Come... Allora, cosa stai usando? Spiega. Picciolo. Questo qua... Però di qualcosa. È un pasturatore. Chiamato anche? Method. Ah, pensavo Giulio. Perché è un method. È un method di pesca. Terminale corto. Esatto. Si mette l'esca. Dentro allo stampino. Però c'è il tuo braccio davanti. Ok. Esatto. Dentro lo stampino, poi si riempirà lo stampino, presumo col pellet. Esatto. Sei genovese, proprio che ce ne metti poco di no, pellet. Facevo un secondo. Ah, ecco. Se non quindi, lo sai, sappi. Si rigira il method feeder, lì attaccato. Esatto, che non è dalla parte giusta. Esattamente, aspetta che allora passo di là perché... perché non si vede assolutamente niente. Eccolo lì. Allora, il nostro eroe ha messo il pellet nello stampino, ora schiaccia violentemente e guardate cosa succede a breve. Ma voilà, adesso clicca lì, eccolo qui. Lì. Perfetto, quindi non fate così che esatto. Fate bene. È messo dalla parte sbagliata. Va bene, no, questo è per... No, no, è per far vedere... Guarda, ora sicuramente viene, guardate con che pressione esercita, qualche tonnellata di pressione. Si ancora eccolo lì. Perché metà, non è ancora pronta la pasturazione. Non è ancora pronta, va bene, metà è venuta, guardate, rifacciamo. È che sei genovese, ci metti troppo poco pelle. No, è perché non l'avevo messo dalla parte sbagliata. Guarda, si è dimenticato l'esca. Vabbè, l'esca la posso mettere. Il mezzo è più bello, vai. Il mezzo è più bello perché è... perché salterelli. Esatto. Fa disgregare la pastura. Esatto, guardate. Ok. Ok. Poi si mette. Di nuovo sbagliato. Di nuovo facendo. Sbagliato verso. Ci si lega come fantozzi. Ci si mette. Ok, allora. Ok. Attenzione. Ci siamo. Ora si preme il premibile. Verrà fuori lo stampino sperando che è pronto. Voilà! Guarda lì che spettacolo, ragazzi, guardate e imparate, grande Massimo. E adesso osserviamo il lancio con una gloriosa trabucco precision, quindi farà dei lanci di precisione Massimo oggi. E infatti è stato molto preciso. Bravo Massi. E ora aspettiamo la boccata. Tanto ha lanciato anche Claudio, eccolo lì. Sei in pesca. Tu con cosa peschi però? Col pasturatore. Pasturatore. Quindi oggi abbiamo una sfida pasturatore versus method. Esatto. Bigattini? Bigattini. Senza pastura? Un po' di pastura sui. Bravissimo. Guardate il cavalletto freestyle. Ok, e io sono a vedere oggi, non pesco. Oggi sei spettatore. Siamo in un luogo assolutamente segreto che non vi possiamo dire dove. Dimmi, attenzione, ha visto la tocca? No, e dopo i 50 Massimo è un problema abbastanza comune, non riuscire a metterlo in tiro. Io sono prima di 50. Te sei ancora prima, dai, vabbè, dai.
Allora, qui siamo a una nuova frontiera, siamo del a un livello, cioè, livello veramente trascendentale. Guardate che la perfezione dello stampino è con il muscolo, con la cozza, giusto? Giusto. Con la polpa della cozza. Con la polpa della cozza. E speriamo che mangi qualcosa, dai, vai. Con la cozza della polpa. Con la cozza della polpa, vai. Vediamo il rilancio con la precision, con la trabucco precision. Sarà un lancio preciso. Guardiamo, azione. Proprio lì, sei stato precisissimo. Bravo Massimo. Guardate, è saltato un pesce. In realtà è Claudio che ha tirato la pastura. Ragazzi! Figa, ma se funziona, cazzo, veramente. Ha visto? Allora, ha visto una tocca al mitico Massi. Guardate nella precision della trabucco. Guarda lì come mangia. Con pastura assolutamente. No. E qua dentro c'è un cefalaus che sarà un 7-8 eti buoni. È venuto a pescare con noi anche il mitico Marco. Eccoci qua. Buonasera, eccolo qui. Buongiorno. Buonasera, come Salve. Peschi? Male per adesso. Vabbè, appena cominciato. Iniziato. E niente, dai, sono venuto anch'io con la canna da pesca, così almeno vediamo un po'. Il caffè non l'ho provato nessuno. Eh? Il caffè non l'ho provato nessuno. Io l'ho preso a casa. Lei è un uomo fortunato. Ebbene sì. Vabbè, io ce l'ho Coca-Cola se serve, sono chi dice. No, ok. Benissimo. E lì c'è la mia postazione che adesso verrà occupata. E il Claudio c'è. Claudio c'è subito. E l'Oxela c'è. Canna piegata. La bestia. Ragazzi, non so cosa sia, ma no, non è mica tanto grosso, sai. Sarà il suo olio. Sì, no, ce l'ho qua, salai. Dov'è? Il pesce piatto, ragazzi. Eccolo lì. Occhio Massi che prendo un'orata, è l'orata. Sono le 14 e l'orata dell'orata. È l'orata. E anche bella. Ed è anche voilà. Qua di nata l'orata che fa rima. Inizia a ricredermi della tua pastura. Anche se non si attacca, va bene. Allora, ragazzi, ovviamente ora questo pesce andrà rilasciato perché noi amiamo il mare, ma soprattutto perché l'orata è piccola. Ha ingoiato tutto. Un rapporto amoroso tra l'orata e l'oxela, ecco. Per non rischiare di ferirla, eccola qua. E adesso ciao ciao, grande. Vai. Ciao ciao. È andata. E una, primo pesce dopo il lockdown. Direi che non è male. Ragazzi, c'ho una canna piegata. Di chi è? Eccolo lì. Di Claudio, che c'ha un'occhiata. Ma tu hai così poco fondo? 6 metri. Ah, ma sei scorrevole. Ah, ok. Che io ho dovuto montare la 8 metri perché ho cominciato con la 6 metri, ma non c'è stato niente da fare. Oltretutto, ragazzi, vi do un'anteprima micidiale che mai ve lo sareste aspettato da Oxela. Sto un po' rivalutando il fluorocarbon. Ebbene sì, perché l'orata l'ho presa con questo meraviglioso XPS Ultra, che insomma si è difeso bene. Dello 0,10 ovviamente, si è difeso molto bene, ma soprattutto una cosa meravigliosa, questi ami qua, XPS del numero 18, fantastici, belli trugni come filo e non hanno fatto una piega, grande. Ragazzi, Marco al guadino, Claudio incannato, cosa c'è? L'oratabus, eccola qua, bella. Poco meno di un chilo. Claudio, dagli lenza. Voilà. Grande. Un po' meno di un chilo quella, eh? Un 9 eti meno di un chilo. Vabbè, con tante patate. Però è arrivata. Se ci metti olive e pinoli ti costano più dell'orata.
Occhio, occhio, l'amo, 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 l'amo. L'amo, c'è l'amo. Menatelo ancora, vai, ok, ci siamo. Ragazzi, Marco in cattura. Cosa ci avremo? 5 euro. Cosa ti sembra, Marco? 5 euro. 5 euro. Sì, non è un banco, ma... Vabbè, dai, 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 dai. Però è combattivo. Guardate la canna piegata, eccola qua, sta arrivando. Grande! Ma cos'è? Vuoi guadino? Anche 2,50 euro. Quello. Uno... Uno sparlato. Grandissimo. Eccolo lì, sta... Salito dalle acque, un grandissimo sparlo. Io nel frattempo non sto più vedendo niente. Roba molto strana questa. Come non lo tiri fuori? Va, va che bestia, va che bestia. Ma sei sicuro di non aver preso a fondo? Ma guarda, tutto sì, ma tanto non lo prendi. Ma come non lo tieni? Ah, ma c'hai frizione, guardate la frizione, è ripartito. Ma non lo tieni, finché sta lì va bene, qua. Non è sul fondo, sarà quello cefalo? Non lo so che cazzo. Secondo me si è intannato anche lui, come ha fatto come prima. No, però sta tirando. Deve essere il mio pesce di prima. No, troppo ferma la canna, vedi? Si è intannato, si è intannato. È diventato tutt'uno con lo scoglio. Partito è partito, quindi è andato giù. Anche uguale, mi ha dato un po' di testate e poi niente. Se n'è andato. Bene, bene, dai, dai. Io ho legato l'amo, ora risondo e via. Massi ha visto due belle tocchette sulla Precision trabuco, ma si è fermato lì il tutto. E lì ci aveva dato due belle testatine. Di nuovo? Sì. Prova un po' a remenaglielo un po'. A spostarglielo di un pochino. Ma che? Massi, non è che te le sei inventate, vero? No, l'ho vista anch'io le tocche. Speriamo bene. Nel frattempo il mio galleggiante lì non ho perso prima uno io. Ah, poi quello di Claudio l'ha tirato su, era una barchetta spaventosa che si era intanata. Però al momento niente. Ora qua sotto comincia a esserci pasturato bene bene, quindi... A breve comincia la rumba, direi. Io ve lo dico. Grande Massi, sei tutti noi, speriamo che ha visto di nuovo un'altra tocchetta, ma si è fermato. Ragazzi, incredibile. Guarda, ecco, grande Massi. C'è? Niente. Ferrata pronta e decisa che però non ha portato a niente. Guarda, c'è stato un bel blow job, ma non ha mangiato nulla. Allora, io col mio galleggiantino lì mi sono fermato. Claudio ogni tanto vede qualche partenzina, qualche mangia... Eccola lì. Sta mangiando. Guardate come cammina. Claudio sta andando a spasso, qua c'è il sugherello, eh. Il galleggiante lì sta camminando. E il mio invece è lì, bello fermo, tranquillo. Ho preso l'orata. Ho visto due tocchette, una l'ho persa, una ho perso il pesce, basta. Guardate, guarda. Tanto Massi sta preparando la pastura e lo stampino. Saltaci due spaghettini. Voilà, visto? Posto? Video. Ragazzi, è uscito una, guardate la canna piegata, tutta incasinata, ora Claudio mi darà una mano. Voilà, è uscito anche la rumenta. Questa è già la seconda delle vette, il primo non ho fatto tempo a riprenderlo che si è slamato da solo. Ora lo rimolliamo. Allora, quando uno dice cerchiamo l'esca alternativa, guardate cosa ha messo nel pasturatore. Oh, se funziona Massi, diventiamo famosi, te lo dico. Proviamo con la pastella da troppo, con la pasta da troppo.
Vediamo un po' cosa succede. Nel frattempo, guardate, guardate, si sta avvicinando la Capitan Astellatos. La nave si sta avvicinando. Porca miseria, ha preso una nassa da gronghi. Ah no, è la frizione. Sei intannata, vaffanculo. Va bene, ora niente, ma si sta provando la pasta da trote all'odore di gambero. Al sapore di gambero, di cos'è? Al sapore di puzza di pesce. Puzza di pesce, decisamente. Ha cominciato a piovere e diciamoci che siamo già abbastanza bagnati. Pioggerellina ma fastidiosa. Allora ragazzi, cominciato a piovere un po' violento. Ah, cosa ci abbiamo? Ah, una Cassandra, grande. Grande cara. Niente, claro, dai, due orate sono uscite. Sì. Qualche pesce è uscito. Pesciotto è uscito, un bel cefalo che l'ha preso Massi. E niente, ora comincia a piovere un po' troppo forte, siamo già mezzi bagnati, poi è tardi. E poi scoperta allucinante, bigattini che galleggiano. Non va bene. Ragazzi, mi raccomando, quando finite di pescare il vostro bel sacchettino con la rumenta, come diciamo noi a Genova, al primo bidone si butta via. Ok? Massi se ne sta andando. Va bene, lo vedremo in un'altra puntata. Marco, tu rimani? Ancora pochino, sì. Però mi sa che allora mi serve la scatoletta. Marco, ci vediamo alla prossima allora. Va bene. Vediamo il lancio. Vai. Alla prossima.